Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera. Esatto, Minecraft, perché? Perché ne avevo talmente voglia. Ed è da tanto che non ci gioco. Più o meno qualche mesetto. E questa volta ho cambiato un po'. Esatto. Creeremo il nostro primo mondo chiamato Cavolfiore. Perché? Boh. Modalità survival. Il nostro seme sarà esplorazione senza confini. Anzi, esplorazione spaziale. Esatto, questi li attiviamo, non si sa mai. Non li utilizzeremo, ma li attiviamo solamente per un motivo. Vai. Perché questa volta non giocherò un Minecraft Vanilla, ma bensì modpack dove c'è la Galacticraft, che ci permetterà di uscire dai confini della mappa di Minecraft, ovvero l'Overworld. E siamo appena spawnati, sento già la lava. Cioè, per poco non bruciavamo. Grande! Ok, questo... Ah, ok. Sì. Va benissimo, vogliamo più informazioni. Esatto, questo fa parte appunto della... Esatto, della nostra pack, nel nostro mod. E abbiamo tutto questo da esplorare. Questo non so cosa sia, perché credo che ci sia un glitch grafico. Non ne ho la pallida idea, però abbiamo tutti questi mondi da esplorare, da andare in giro e vedere un po'. Milky Way, New Galaxy. Oh my gosh. Ok, iniziamo con... E noi siamo naturalmente qui. Ci siamo. Siamo già qua. Ok, iniziamo con... ho messo degli shader naturalmente. Ho messo anche... Wow. Ho messo anche la Sfax, la BD Craft. È un po' moddata perché ci sono delle mod. C'è tutto un mondo da scoprire. E infatti c'è anche dei pack diversi. Come potete vedere, gli alberi sono molto ma molto diversi rispetto al solito. E lo scopo di questa avventura è appunto esplorazione. Oh. Blackberry, bamble, blackberry, bamble, barabaraba. Ok. Iniziamo subito a vedere... Oh, mucca! Ok, come al solito... Oh, grano! Ma questo ce lo prendiamo subito? Questo è grano? Sì, ce lo prendiamo subito. Ma non è grano questo, questo è orzo. Ah, cose nuove. Perfetto, aspettiamo... Usci! Ok, ce l'abbiamo fatta. Usciamo subito da qui e vediamo cosa c'è. Spettacolo. Minecraft è sempre Minecraft. Non c'è niente da fare. Oh, ok, viene solo la pelle d'oca a pensarci. C'ha un sacco di bug e un sacco di problemi, però Minecraft è sempre Minecraft. Perfetto, dobbiamo semplicemente scegliere un posto dove andare per stabilirci e incominciare a creare le nostre costruzioni. Sì, le nostre costruzioni, perché quello che voglio fare qui è costruire ed esplorare. E si accettano tantissimi consigli, tanti consigli, su cosa costruire, come costruire, ma soprattutto sulla mod che sto andando a utilizzare, su come procedere, perché non ho la più pallida idea. Wow, l'acqua. E la Galacticraft. E signori, sì. Intanto andiamo a prenderci subito il nostro sacco a pelo. Questa è la nostra mappa. Abbiamo la mappa, signori, sì, perché non abbiamo intenzione di perderci. Abbiamo la minimappa e la mappa. E la prima cosa che facciamo è uccidere la pecora e per prenderci... Se ci riusciamo, però. Vedo che sia abbastanza forte. Oh, grazie. Così ci prendiamo anche un po' di cibo, diciamo così. Vai, vai, dai pecorella, mi dispiace, scusa, non volevo, dai. Grazie. Oh, due, ok. Ci ha dato anche un bel po' di cibo.
Perfetto, e abbiamo il nostro letto. Ah, ma questo è cambiato. Come in ogni Minecraft bisogna incominciare a prendere, esatto, del legno. E noi iniziamo proprio da qui. Grazie. Così passo. E iniziamo la raccolta di legno per costruirci un primo outpost accampamento. E vediamo un po' cosa succede. Vorrei anche avere un posto vicino al mare, vicino all'acqua. Vorrei proprio un posto proprio vicino all'acqua. Questo qua cos'è? Il Maple? Maple. Ci siamo, ci si sta pre... Bella questa cascatella. Ehi, creeper, di già? C'è un creeper. E stai giù. Ma di... Ma... C'è un attimo di lag. Ma... È diventato pericolosissimo questo posto. C'è tutto d'un tratto? E non muore. Ma... Siamo sicuri che... Lo sto colpendo e magari c'è la mod che non me lo fa colpire perché sono armato. Non sono armato. Ce l'ho. Vabbè. Grazie. Quello cos'è? Cos'è? Cotton seed? Ma che figata è! Ma io ci rimango dentro qui una vita. E qua? Ah, ecco da dove sei uscito. Ah, c'è un dungeon. Dicevo io. Bene, attenzione, c'è la lava che spunta dal monte. È arrivato il momento di incominciare a craftare qualcosa di importante, ovvero la crafting table. Dopodiché, una cosa che non utilizzeremo per tanto tempo, ovvero il classico. Attenzione, no! Peccato. Potevo evitarmi di fare questo. Vabbè. Ci prendiamo uno di questo e diciamo addio subito al... Bellissimo Minecraft. Addio subito a questo aggeggio che non utilizzeremo mai più. E ci prendiamo subito questo bellissimo carbone. Quindi dobbiamo incominciare a capire dove stabilirci, come costruire. Ci siamo presi un po' tutto. Dovremmo costruirci come secondo attrezzo perché ci serve. Come il pane. Questa, la nostra ascia. E dato che abbiamo incontrato un creeper, costruiamoci anche una spada. Perché non si sa mai. Grazie, ma sembrano dei biscotti. Si può... Saturating? Ma si possono mangiare? Sì! Bene, possiamo sopravvivere di bacche e licheni, di mosche e licheni, come diceva il mitico Diego da Badantuono. Oddio, si incomincia a intravedere il tramonto. Che spettacolo, però. Ci sono già i mostri? Dovremmo incominciare a costruire, direi, un letto. Perché... Sì, costruiamoci un letto, perché la situazione non è delle migliori. E quindi buonanotte così all'aperto. Ok, questo effetto qui è la shader che ci dà l'effetto della brezza mattutina, che potrebbe, a molti potrebbe non piacere, ma a me piace, perché va via subito. Ok, iniziamo il nostro cammino verso... Nuove avventure. Beh, sì. Esatto, mi sono accorto che sto morendo di fame. E non ci avevo fatto caso. E nel frattempo ho distrutto questa parte qui e ho trovato un dungeon, ma soprattutto ho trovato iron ore e copperone. Piano piano cerchiamo di prendere questi materiali, che non so in questo momento assolutamente cosa sia, a cosa serva il copperone. Cioè, l'iron lo conosco bene e ce lo prendiamo subito così possiamo
intanto farci una prima armatura, anche perché siamo nudi come il culo di un macaco. Cuciniamo anche questa nel frattempo. Cos'è questa roba qua? Ah, si può piantare questo? Sì, figo. Quindi vuoi dirmi che... Esatto? Ma che figata! Cioè, io non lo sapevo. Ma veramente? Wow! Però siamo arrivati qua. E non è male. Il problema è che non è un mare. Cioè, non è male, ma non è un mare. Eh già, abbiamo trovato il deserto invece. Però non è male. Dopo tante tante peripezie siamo arrivati al deserto. Ma sicuro? A noi serve la sabbia. La sabbia in Minecraft è molto importante per il vetro. Quindi andando di qua, vediamo un po', saliamo in alto, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di decente. Ok. Signori, forse ci siamo. Vedo quella pianura lì che mi sta chiamando. Credo che mi stabilirò lì. Andiamo a vedere. Ma soprattutto, cos'è? Saguaro cactus? Mai visto una roba del genere, ma cos'è sta roba? Oh, fai, fa anche male. Vabbè, che però è bellino. Mi piace, ce lo prendiamo tutto. Lo terremo come difesa contro i mostri che ci attaccano di notte. Eh sì. Si sta facendo di nuovo notte. Io ancora non ho concluso nulla. Questo è il secondo giorno su questo nuovo mondo, Minecraft, e io ancora non ho trovato il mio posto ideale. Ma il bello di Minecraft è proprio questo. E quindi piazzeremo di nuovo qui il nostro sacco a pelo e diremo buonanotte a questa nuova avventura.